Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che per me è molto importante, per me ma soprattutto per far crescere questo canale. Grazie ancora a tutti quelli che si sono iscritti e niente, e se vi piace il video ovviamente vi invito a mettere tanti pollicioni in su. Parliamo della partita. Allora, analizziamo la partita tra Venezia e Juventus. Aramu risponde a Morata, Allegri frena ancora. Questa Juventus dai due volti rimedia un deludente pareggio contro il Venezia, che prima lanciato in vantaggio grazie a Morata al 32esimo, che poi nel secondo tempo incassano il gol dell'1-1 da Aramu al 55esimo. E purtroppo Dybala, con un gravissimo problema, come abbiamo visto, ha dovuto lasciare il campo al 13esimo del primo tempo. Un infortunio al ginocchio che dà ancora problemi a questa rosa della Juve. Mancando Chiesa, ancora manchi McKennie, cioè, la squadra comunque ha quelli lì. Fortunatamente comunque c'è Morata che gli dà quella spinta in più, lì in attacco, è sempre comunque decisivo, è molto decisivo. Però una partita non la puoi, cioè non puoi sperare contro un Venezia così forte, che ha dimostrato comunque di non essere arrivato in Serie A per puro caso. E poi si sa che le piccole squadre, tra virgolette, permettetemi, dimostrano sempre che si giocano come se fossero anche per un punto. Per loro sono 3 punti, perché comunque vanno a giocano con una squadra che in questo momento è al pari livello, diciamo, suo, ma pure che sarebbe stata forte. Comunque sempre abbiamo visto il Sassuolo, che da molti anni ha dato il filo da torcere, anche ne parleremo dopo, analizzando anche la partita tra Sassuolo e Lazio. Tu de là devi chiudere la partita, cioè non puoi sperare di fare l'1-0 e poi fare possesso palla e cercare di. Contro le squadre così, 3 punti sono fondamentali e se vuoi salire la classifica e vuoi restare sempre su, in questo caso con la Fiorentina e la Roma e tutte quelle, arrivare tra i primi almeno, ancora il campionato è lungo, però tra i primi 5 ci può arrivare secondo me benissimo, ma non così. Non può arrivare così, pareggiando una partita che poteva pure benissimo vincere. E continuiamo. Allora, ovviamente la trasferta lagunare inceppa nuovamente il treno bianconero. Sì che comunque non avevano subito tanti, cioè nelle ultime partite avevano fatto gol contro il Genoa, ha vinto 2-0. Era riuscita comunque a incassare, non incassare più gol, il che vuol dire che c'era qualcosa che stava funzionando, ma si sa che comunque contro queste squadre non ti puoi permettere di sull'1-0 di finire lì. Ecco, che poi prima o poi arriva il pareggio, cioè se non la chiudi sul 2-0 almeno. Poi, durante la partita stai sempre con il pericolo che portarti via 3 punti comunque pesanti. E, ovviamente, gli uomini di Allegri devono fare anche a meno ora, dopo che con l'infortunio di Dybala, che si è infortunato al ginocchio. E in questo momento l'unico attaccante che c'è per il momento
e Morata, ma non basta solo lui. E per me, secondo me, per poter vincere dovrebbe, deve avere almeno due attaccanti che si danno per attaccare alla profondità. Andare, non basta magari sulle fasce, ma tu devi attaccare la profondità e devi andare all'uno contro uno contro il portiere e segnare, cioè uno che ti fa gol e ti fa vincere le partite. Dico, parlo al di là da tifoso milanista o da interista, o parlo in generale, io sono uno molto sportivo, cioè non guardo se c'è in questo caso la rivalità o meno. Certo, ci sarebbe un libro da dire su questa Juventus, ma non è questo il momento, non è questo l'argomento adesso in questo adatto. Quindi, come dicevamo, ovviamente dopo l'infortunio di Dybala, ovviamente improvvisamente si impallidisce la squadra nel secondo tempo e sprecando il prezioso vantaggio che aveva dato Morata, quello che ho detto poc'anzi. Ovviamente, avvolti dalla bolgia rovente del penso, i bianconeri prendono subito le redini del gioco e si rendono pericolosi su palla inattiva, quindi segnando ovviamente al 32esimo. Questo diciamo, è l'azione del gol che va su che al 32, ovviamente al 32esimo Morata va prima sul cross teso da Pellegrini e firma il vantaggio. Però il Venezia di Zanetti prova a graffiare in avanti e si appoggia all'ariete Henry, che comunque tuttavia non trova mai lo specchio della porta. Poi andiamo analizzando la partita, andando ancora avanti, Quadrato sfiora anche un palo in contropiede nei primi 45 minuti, che comunque erano convincenti, quindi viene il palo sfiorato da Quadrato in contropiede, chiude dei primi 45 convincenti per gli uomini di Allegri, che comunque tuttavia si smarriscono al rientro degli spogliatoi. Ovviamente la squadra di Zanetti sale sin dai primi minuti e ovviamente al 55esimo Aramu buca la porta di Szczęsny con un tracciante dal limite. Ovviamente scarica individualista prolungata e prosciugata dalle solite intermittenze. Ovviamente la Juve non riesce mai a spaventare il Venezia nella ripresa. Infatti, fatto eccezione per il frangente al 65esimo, quando Romero giustamente disinnesca un bolide ravvicinato di Bernardeschi, diretto appena sotto la traversa, e ovviamente quindi un epilogo amaro per la vecchia signora che comunque archivia un passo falso da parte agevole del suo calendario. Infatti aveva un calendario molto agevole, però si vede che comunque non riesce, c'è qualcosa che comunque non riescono a dare, anche le assenze fanno molto, eh? Le assenze fanno molto. E questo di Dybala incentiva più, ovviamente Allegri, io non sono non mi sento un allenatore, non mi sento un esperto, esprimo solo ciò che vedo in campo e do anche la mia. Per me non è, io non giudico, ma esprimo solamente la mia opinione. Quindi continuo e quindi ragazzi miei dico questo che comunque rimane ancora nella stessa posizione avendo un campionato un calendario agevole si trova sempre alla stessa posizione in classifica a 6 punti dal quarto posto che è occupato in questo momento dall'Atalanta e occhio all'Atalanta che secondo me ora gioca ci sarà il big match a Milan a Napoli e poi l'Atalanta non mi ricordo dove gioca comunque forse contro l'Empoli non mi ricordo dico una fesseria aspettate vabbè poi comunque dirò avanti
Quindi che ovviamente per me la Juventus deve dare molto di più, deve dare molto di più. Certo, non è facile, però capisco che ha bisogno di quella grinta in più che in questo momento secondo me non ha. Comunque, detto questo, un pareggio comunque dipende dai punti di vista. Tipo, come ho detto prima, dal calendario potevano essere tre, ma conoscendo il Venezia, che comunque è una squadra che è fondamentale, ovviamente, cioè fondamentale, è una squadra che dice la sua e non per caso è lì dove è in classifica, quindi i suoi obiettivi comunque li sta raggiungendo e alla fine, secondo me, i suoi obiettivi saranno gli obiettivi del Venezia e restare comunque nella categoria, restare in Serie A. Non punta magari ad arrivare, che posso dire, tra le prime sei. Poi il campionato ancora è lungo, ci restano ancora 2 giornate, mi pare che c'è questo turno, comincia venerdì e poi sabato e domenica, perché poi ci sarà. Mi pare che giocheranno anche il turno infrasettimanale, non mi ricordo, che poi ci sarà la sosta ovviamente natalizia, insomma, delle vacanze, e sperando che abbiano più voglia a crescere, nel senso a giocare meglio, soprattutto la Juventus, che secondo me non è da quelle posizioni, per la squadra che era diversi anni fa. Doveva aver vinto, come ben sappiamo, sempre tutti gli scudetti che ha in bacheca. Come si è passato da troppo forte, adesso è una fase di transizione, un po' come l'hanno avuta anche gli altri, diciamo, le altre squadre, come il Milan, l'Inter, che poi insomma si è visto un po', sappiamo, non sto qui a ripetere insomma le stesse cose che già si sono dette in precedenza. Comunque, ragazzi, detto questo, io vi saluto e ci aggiorniamo ai prossimi video. Grazie per il vostro ascolto e ci sentiamo nei prossimi video. Ciao ciao.